questo video. Siete pronte? Io sì, voi? No. Sì. C'è nessuno? No, non ci credo, Nicole! No, non è possibile, pure qua ti devo trovare! Roma! Ilari! Ma non ci fai qua? Sono la vostra nuova insegnante di matematica. Giulia Verdi c'è? Eccomi, scusi, ho avuto difficoltà a trovare la classe. Carina, oh! Wow, subito gossip in classe! Vuoi un quaderno? Prendilo il quaderno! Uffa, ma tra quanto arrivano? Io non voglio comprare le cose per la scuola. Ma a te che cosa ti manca? A me mi mancano le vacanze. Ma no, intendevo per scuola, quaderno, zaino, diario. Per scuola, allora mi mancano i quaderni, l'astuccio, il diario, il libro e lo zaino. Vabbè, aspettiamo gli altri e andiamo a comprare le cose con loro, va bene? Ok. Ah, eccoli là. Ah, alla buon'ora, sono mezz'ora che vi stiamo aspettando qua. Eccoci, dacci il tempo. Dacci il tempo, Nicola, di arrivare. Oh, ma manco mannava a me di venire, cioè domani è il primo giorno, neanche lo zaino devo portare. Oh, non rompere, dobbiamo andare a comprare tutto il materiale per la scuola. Basta. Ciao, Nicola, ciao. Tu sempre tardi fai, eh? Sono dovuto passare a prendere Gaia. Sì, passi a prendere le altre persone. Vabbè. Ma fa sempre tardi lui, è colpa sua. A me non mi va, ragazzi, andare a comprare le cose della scuola. Ilari, è il primo giorno di scuola e bisogna comprare tutto il materiale. Ho un'idea, ma se domani saltiamo il primo giorno di scuola? Sì, almeno non devo comprare le cose. Sì. Ma cosa stai dicendo? Andiamo a comprare le cose, vai. No, vabbè, ragazzi, a voi piace questo qua per scuola? No, vabbè, questo è fantastico. Quindi, la tu che prendi? Questo qua, tieni. Senti, ma ne prendiamo questo. Io prendo questo rosa. Ah, io questo qui viola. Questo è una spilletta. Guarda che ha detto la maestra che devi prendere quelli là con le righe normali. Vabbè, ma che mi frega, pure senza righe, va bene, tanto che scrivo a fare. Mi ammassimo un disegno a scuola. Lascialo stare, è stupido. Io mi prendo questa rosa, comunque sai che cosa ci scriviamo su questa agendina? Che cosa? I compiti? No, no. I gossip. Mi piace. Ah, quelli stanno sempre a pensare ai gossip. Noi andiamo a prendere il succi, vaga meglio. Ma secondo voi questo può servire? Sì, per la maestra che insegna TikTok sì, può servire. Sì, la maestra invece un botto. Ballare. Allora, ci vediamo domani, tutti carichi, pronti, E puntuali. Esatto. Domani si vedrà, dai. Andiamo. Ecco l'incubo, siamo arrivati. Nicole, però a me non vado ad andare a scuola oggi. Ma è il primo giorno. Ma ho capito, non so niente. Scusa, ma tu lo zaino? Ma il primo giorno di scuola mica serve. Cioè, non ti sei portato lo zaino? Oh, ma il primo giorno di scuola non sei mai fatto niente, oggi me lo devo portare. Fai tu, non mi interessa. Poi, chissà con chi starai in classe, con quante ragazze starai in classe, tanto a te ti piacciono, giusto, le altre. Ti piace provarci? Vai lì senza zaino per fare... sono senza zaino, non mi interessa niente della scuola, vero? Ma non è vero. Basta, come ti pare. Ecco gli altri. Ecco, stanno arrivando Nicole e Alessio. Meno male, almeno oggi non hanno fatto tardi. Zia Nicole! Ciao! Ma siete pronte? Io sì, voi? No. Sì. Ma secondo voi ci metteranno in classe insieme? Boh, non lo so. Speriamo di no. Ma che ci vuole stare in classe con te, Roma? Già ti devo supportare a casa. E che se ne frega, se mi trovo in classe con te prendo e cambio scuola, te lo giuro. Funghetti, stiamo per entrare in classe, scopriremo se staremo tutti quanti in classe insieme. Ragazzi, se volete venire in classe con noi, basta iscrivervi al canale. Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Vabbè, entriamo dai. Dai, andiamo. Mamma mia, primo giorno di scuola. Poi ancora non è arrivato nessuno. E poi chissà con chi sarà in classe. Però bella questa classe, mi piace quest'anno. Vabbè dai, questo è il mio posto, mi metto al primo banco. Così io ho studiato, sto a posto. Se mi devono interrogare, interrogano a me e a nessun altro. Mamma mia, si sta muovendo la porta. Chi sarà il nuovo compagno, mamma mia? C'è nessuno? No, non ci credo, Nicole! Non ci credo, Gaia! Non ci credo, siamo classi insieme! Mettiamoci al banco insieme! Sì, assolutamente! Ok.
Senti, scusa, perché il primo banco? Perché io ho studiato per tutti quanti. Voi lo so che non avete studiato, quindi se mi interroga, mi interroga a me, sono pronta. Vabbè, ma hai portato i trucchi? Certo, i trucchi è la prima cosa che ho pensato. Ok, allora tira fuori tutto il materiale. Ma parli di quaderni, libri e cose per scuola? Ma che cosa? Ma tira fuori i trucchi che ci trucchiamo, no? Tra poco in questo video. Banco tuo, faccio te, ma che ragazzi, e beh, che è sta carcera? E che vorremmo fare? Dovete sta buone, dovete sta calme, eh? Telefono. Grazie. Telefono? No, per favore. Telefono. Ho sequestrato questi telefoni. Tenga, li distraevano troppo, vanno portati fuori dalla classe. Beh, sì, dai, effettivamente, metti che arriva qualche ragazzo che più carino. Che bello! Guarda. No, vabbè. Sono super preparata io. Meno male. Primo giorno. Meno male che ci sei tu, infatti, in classe con me. Lo so. No. No, non è possibile, pure qua ti devo trovare. Roma. No, 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 no. Esci fuori, non ti voglio. No, non ti voglio sopportare. Vai. Tu devi uscire. No, esci, non ti voglio pure in classe. Ragazzi, basta. È il primo giorno di scuola e poi sto anche ripassando se mi interroga, eh. Sì, ma ti metti lontana da me, eh. Vai lontana. Quando arriva la maestra, mi faccio cambiare classe, perché io in classe con te non ci sto. No, Bella, io non voglio stare in classe con te, che tu a casa già sei disordinata. Pensa a scuola che cosa fai. Io disordinata? Sei tu che metti tutto in disordine. Vattene al banco tuo, faccio te, ma che fai? Io sto già a fare. Ragazzi, e beh, che è sta carcera? E che volemmo fare? Siamo ai primi giorni di scuola, dico, già cominciamo, e non lo so io, Ma il maestro... Ma tu chi sei, il nuovo maestro? Regà, ma quale maestro? Io sono il vitello. Io vi posso dare una mano se il padre è bravo, che se no, niente da fare. Oh, che spavento. Ok, allora significa che tu sei amico nostro. Quest'anno tu ci aiuterai. Ok, basta che state buone e fate le brave. Adesso io vado via perché fra poco arriverà la maestra. Ok? State bene, ciao. Ilaria, ma non ci fai di qua? Zitta, lascia fa. Zitta, perché sennò mi scoprono, ok? Vianina, per fortuna, mettiti qua vicino a me. No, sono contenta che sto insieme a te, sto coso non serve. Dai. Oh, oh. Che? Dai. No. Wow, sì, siamo tutti sì, siamo tutti meno male, infatti non ci c'è nessun maschio. Meglio. Alessio! Alessio! Ragazzi, zitti, per favore, non strillate. Dai, cari, alzati, fammi stare vicino a Nicola, va. Che cosa? Non credo proprio. Abbiamo scelto il posto, adesso se è mai te ti metti dietro dall'altra parte. Vabbè, senti, Nicola, io mi metto qua all'ultimo banco. Se vieni meglio, se no magari mi capita pure una ragazza, capito? Oh, senti, bello! Metti giù i piedi al banco! L'educazione, eh? Io sono la professoressa. Quasi studia, mica si dorme sbragati. Ieri, ma è il primo giorno, mamma mia, quanto sei pesanti. Sempre questa storia del primo giorno, l'educazione è l'educazione, non c'entra niente. E poi se studi a scuola, non è che si viene a a dormire come fai te. Dai, Nicola, vieni qua, mamma mia. Se no, non ci litigo, non mi va poi che si mette un'altra ragazza. Ma no, vabbè, se fosse sta qua, lo vedi, glielo dici. Senti, tu invece non rompere le scatole, lei sta vicino a me, ci siamo già messi. Ma stare con lei? Ma vabbè, ti puoi rimettere là. Ah, Ilari, senti, ma lei ragazza mia, poi... Ma te che ci fai qua? Oh, te sei sta zitto pure te, capito? Lascia fa. Oh, senti, no, cominciamo bene qui, silenzio, prego. Buongiorno a tutti quanti, sono la vostra nuova insegnante di matematica e quest'anno si suderà dall'inizio. Non mi sono presentata, sono la professoressa Trincia Mucca. Trincia che?
Facciamo un appello. Gaia Rossi. Presente. Nicole Pollari. Presente. Irene Pollari. Presente, la più bella di tutti. Roma Pollari. Presente. Alessio Ferrara. Alessio Ferrara. Assenti. Ancora. Giulia Verdi. Giulia Verdi c'è? Giulia Verdi? Eccomi, scusi, ho avuto difficoltà a trovare la classe. Iniziamo bene, è solo il primo giorno. Prego, seduta. Ciao a tutti. Ciao. Carina, oh. Oh, ti ho visto, ti ho sentito, già cominciamo. Adesso si è già innamorato con un'altra. Wow, subito gossip in classe. Prof, basta andare in bagno. Puoi andare in bagno in prima ora, non se ne parla. Anzi, visto che sei... Anzi, visto che stai in piedi, cambia posto, mettiti davanti. No, però, a primo no. Mettiti al primo banco. Qui ci sono troppi pollari tutti quanti insieme. Dividiamoci un pochino. E tu? Mamma mia, prof, che lagno. Tu? Vai là dietro, forza. Ma io non c'entro niente. Forza. Mamma mia, Alessio. Ilari, tu vieni qui al primo banco, per favore. No. I telefoni a me, grazie. Ma non lo uso. I telefoni a me, ho detto. Ma non ci penso proprio, cioè... Vuoi un 2 il primo giorno di scuola? Mo te lo do. Fammi pubblicare almeno l'ultima foto su Instagram. Oh, devi pubblicare su Instagram. Già, perché io ce l'ho. Lei non credo. Pubblica, pubblica. Grazie, almeno quello. Grazie. Telefono. Telefono. Grazie. Telefono? No, per favore. Telefono. Mi manca? No, non fammi finire la partita. Forza, metti in pausa, dammelo. Grazie. Telefono. Bene. Li porteremo proprio fuori dalla classe adesso. Nando! Nando! Buongiorno, dica. Ho sequestrato questi telefoni. Tenga, li distraevano troppo, vanno portati fuori dalla classe. Beh, giusto, giusto. Mi raccomando, li porti in presidenza e non li dia assolutamente ai ragazzi. Sì, sì, tranquilla, tanto i telefoni in classe non ci devono stare. Sia tranquilla, ci penso io, ok? Arrivederci, eh? Arrivederci. Arrivederci, grazie. Dai, Nando, sei in grande, dai. Nando. Bene, vediamo se avete fatto i compiti durante le vacanze. Forza, aprite i quaderni, fatemi vedere, ripassiamo insieme e interroghiamo. No, 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 ma primo giorno non puoi interrogare. Anche tu che sei arrivata in ritardo ti ci metti adesso. Forza, aprite i quaderni. Prof, ma io nemmeno ce l'ho il quaderno. Ci potevi pensare prima, io te l'avevo detto. Per fortuna che ho ripassato a casa. Ma su che interroga? Speriamo sulle canzoni di TikTok, perché le sono tutte trombe, maracas, congas. La sappiamo tutta? Non è più il momento di fare la baby dance. Comunque, piacere, ragazzi. Piacere, Giulia. Ma non è che avresti una penna? Pure magari se avessi un foglio, sai, siamo pieni di banco, dobbiamo fare amicizia. Voglio il quaderno? Prendilo il quaderno! Iniziamo bene. Bene, non hai il quaderno? Il tuo quaderno sarà la lavagna, prego. Ah, vabbè, grazie, mi regala la lavagna, quindi. Non hai capito, ti stai interrogando, Alessio. Non fare lo sciocco. Forza, interrogato alla lavagna. Dai, prova a me, il primo giorno di scuola non mi vuoi interrogare alla lavagna, ma interroghi gli altri. Ci sei solo tu in classe, come vedi. Forza. Mamma, prova a me, no. Che sfida. Gaia, è per te. Chi è stato? No, Gaia, era per te. Che cos'è questo disegno? Speriamo non lo leggi, che non sa leggere. Speriamo che cieca. La maestra quando interroga Alessio mu mu mu, che cosa significa? Che c'è da ridere? Beh, non... Da ragazzi. Bene, allora risolvi questa equazione di secondo grado e disegna anche la parabola. Ma questa? Sì. Questa è il rosso? Sì.
non ci capisco niente. Bene, le equazioni di secondo grado vedo che non ti ricordi niente. Riesci a trovarmi la x? Considerando che a è 3, b è 4? Allora, mi faccio pensare. A è 3, b è 4. Ah, ma è facile, allora l'ho trovata la x, eccola. Siamo seri? Mi stai prendendo in giro? Salvato dalla campanella, torna a posto. Dai, bro, ci vediamo dopo, eh. Che razza di animali. Raga, ma questa è la presidenza, qui non potete entrare, che è successo? Nando, non sappiamo questa presidenza, ma ci vuoi dare i telefoni? Ma raga, io i nuovi telefoni li do, ma raccomando, andate a licenziare. Grazie, Nando, no, non chiama nessuno. Va bene, io subito, mi raccomando. Grazie, grazie. Io sono sicuro che questi mi faranno licenziare, speriamo bene, se no mi mettono in mezzo alla strada, come faccio? Che Dio me la mandi buona, eh?